Beh, per la verità erano già diversi anni che ci stavamo riflettendo su e si cercava un rapporto di collaborazione tra queste tre associazioni che vivono il porto di Giovinazzo e il mare di Giovinazzo. Per cui poi quest'anno, un po' sotto la spinta degli amici del Gozzo, si è deciso di fare questa manifestazione, questa prima edizione, cercando di far vivere il mare a 360 gradi con i ragazzi la mattina e poi, diciamo, chi vuole vedere Giovinazzo dal mare la sera, la sagra del pesce fritto, in modo tale, diciamo, da coinvolgere un po' e far rivivere questo porto di Giovinazzo. Il mare a Giovinazzo viene vissuto un po' a step. Penso alla regata, penso al gamberemo, però effettivamente mancava una manifestazione che coprisse un po' il mare a 360 gradi. Però c'è un aspetto che voglio sottolineare, è questa unione di più associazioni che vogliono crescere insieme, che non hanno spirito di rivalità e che cercano di fare comunque conoscere Giovinazzo anche sotto l'aspetto del mare.